lo hanno accerchiato per non aver concesso un rigore alla squadra di casa nei minuti finali della sfida. Così un giovane arbitro si sarebbe visto arrivare all'improvviso addosso non solo i giocatori ma anche alcuni componenti della panchina. È successo a Denghiari, allo stadio Procelli, dove si stava disputando una partita del campionato amatoriale di Città di Castello. In campo i padroni di casa del Gricignano e il Pistrino. Gli ospiti erano avanti per 2-1 quando, quasi alla fine del secondo tempo, nell'area di rigore c'è stato un contatto col Gricignano che ha chiesto la concessione del penalty. L'arbitro invece ha deciso per una punizione a favore di chi difende. Da qui la violenta reazione dei giocatori in campo ma anche della panchina, immortalata in questo video che sta facendo il giro dei social. Nelle immagini si vede il giovane arbitro che cerca di schivare i colpi per poi fuggire negli spogliatoi e chiamare le forze dell'ordine. No, l'arbitro scappa! No! La partita è così finita lì, sospesa perché non ha fatto in tempo a dare il triplice fischio. Riportato alla normalità anche grazie ai calciatori ospiti che hanno placato gli avversari, il direttore di gara è stato costretto a far ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di San Sepolcro con una prognosi di 5 giorni. Adesso è atteso il verdetto del giudice sportivo, ma comunque ancora una brutta pagina di calcio nell'Aretino. Solamente alcune settimane fa un altro arbitro era stato aggredito dal papà di un baby giocatore dell'Arezzo a Pontedera.